Ragazzi, oggi vi spieghiamo come è possibile cancellare ogni traccia dei vostri file su qualsiasi drive, che sia hard disk, scheda SD o chiavetta USB. Ovviamente ci sono due opzioni di bonifica, quelli di solo spazio libero, cioè di quindi sovrascrivere solo spazio libero e di non perdere i file attuali, molto utile per eliminare ogni traccia dei file cancellati in precedenza, oppure di bonificare l'intero drive, utile se volete quindi formattare tutto oppure cedere il drive al vostro amico, al vostro parente oppure venderlo. Ovviamente quindi una volta selezionato, una volta scaricato quindi CC Cleaner, che ovviamente è gratuito e pesa pochi megabyte, e siete andati in strumenti, bonifica drive. In questo caso potete selezionare l'opzione di bonifica, in questo caso metto solo spazio libero e il sistema di sicurezza. Ovviamente una sovrascrittura è semplice, con un passaggio è molto più veloce, ma diciamo meno sicura, e quella più sicura è molto complessa, che è 35 passaggi, però dura davvero tanto. Infatti più o meno anche una via di mezzo è buona, come quella complessa da 7 passaggi o quella avanzata da 3 passaggi. Ovviamente vi ricordo che più è grande l'hard disk, più ci vorrà tempo per bonificare il drive. Ovviamente se la sovrascrittura semplice ci mette circa 1 ora e 20, 1 ora e 30 su un hard disk di 500 giga, fatevi un conto su 3 passaggi, 7 passaggi e 35 passaggi. Infatti la sovrascrittura molto complessa può richiedere più di un giorno. Ovviamente questa è a vostra discrezione e non vogliamo influenzarvi. Come abbiamo detto, è molto facile e soprattutto è molto sicuro perché va proprio a CC Cleaner, va proprio ad agire sui bit e quindi di eseguire una sovrascrittura abbastanza sicura e affidabile. Ovviamente questo è buono anche per comunque ripristinare un vecchio hard disk che è lento, e come opzione oltre ad HDD Regenerator si può provare ad usare la bonifica dei drive. Per qualsiasi dubbio o domanda potete lasciare un commento qui sotto e cercheremo di rispondervi il prima possibile. Un saluto a tutti e vi invito a seguire anche la pagina Facebook Guida Informatica.